La parola stress, ai nostri giorni, è sempre più frequentemente pronunciata. È influenzata da tantissime variabili. C'è chi dice che l'alimentazione può dare una mano contro lo stress. È veramente possibile gestire lo stress attraverso la nutrizione? Scopriamolo oggi, insieme! Ciao a tutti e bentornati su Health Me Food. Stress, stressante, stressato. Quante volte sentiamo queste parole e a volte non sappiamo neanche perché le stiamo usando? È qualcosa di reale, è tangibile? E se lo è, come ci influenza? Perché siamo stressati? Cosa possiamo fare per liberarcene? Quali sono le conseguenze dello stress delle nostre vite? Beh ragazzi, troppe domande credo. Dovrei dare delle risposte qui e non fare domande. La sentite la tensione nell'aria, eh? Sarà l'alta tensione? Ok, già, comincio già da adesso a fare lo scemo, dai, partiamo subito. Con tutte queste S poi io con la S sibilante, va. Bene, c'è una risposta a tutte queste domande. Innanzitutto abbiamo bisogno di una definizione della parola stress, giusto? Ebbene, una definizione appropriata in realtà non esiste. Ce ne sono molteplici e non tutte sono universalmente accettate. Però possiamo tuttavia dare un'idea generale su cosa intendiamo quando parliamo di stress. Ogni qualvolta noi non abbiamo più il controllo sulle nostre emozioni, sentimenti ed azioni, bene, in quel caso sperimentiamo lo stress. Quindi questo ci porta a una prima considerazione molto importante, che lo stress non è necessariamente negatività. A volte una situazione stressante ci sveglia, ci dà quel tanto di energia che serve per portare a termine i nostri compiti, ad esempio. Pensateci bene, avete mai tenuto in considerazione, ad esempio, quando un cantante solca il palco, oppure quando un atleta si sta preparando proprio prima della gara? Sono stressati? Estremamente stressati. Ma proprio la perdita di controllo delle loro emozioni è quella che aumenta e migliora le loro prestazioni. Ovviamente lo stress di cui parlo in questo video è che è quello che tutti noi affrontiamo tutti i giorni, non è sicuramente quello dello sportivo, è qualcosa di totalmente diverso. È la sensazione di sentirsi sopraffatti dalle circostanze, oppure di sentirsi angosciati. Non riusciamo a vedere la luce fuori da un tunnel, ad esempio, e più ci sforziamo, più la situazione ci sembra peggiore. Questa è una sensazione di depressione quasi, ma non è quello che cerco di affrontare qui, in questo video. Non è un argomento di mia competenza e non ne sono assolutamente un esperto. In ogni caso, anche così, ci troviamo in una situazione particolarmente difficile e dobbiamo cercare di fare qualcosa. Ma in realtà possiamo fare effettivamente qualcosa? Beh, dobbiamo. Per essere sereni e in salute la dobbiamo rendere migliore possibile. E non dobbiamo lasciare che i problemi di tutti i giorni interferiscano con la nostra serenità. Io, ad esempio, per molti anni mi sono trovato in questa situazione di stress eccessivo. In realtà accadeva più quando avevo pochi capelli bianchi, non oggi. Ma vedo che anche i giovani di oggi si stressano tanto, magari per cose o motivi per i quali non dovrebbero. Io per esempio lo ero per la mia eccessiva impulsività. Non ero abbastanza riflessivo e mi sono trascinato in quella situazione. Non dormivo, mangiavo il triplo ed ero sempre giù di morale ed arrabbiato con chiunque, con tutti. Ed addirittura ero dell'idea che quello fossi io, che quello fosse il mio carattere. Ma non lo era. Poi improvvisamente è cambiato tutto. A causa di una malattia cronica della quale soffro e ho deciso che non potevo fare peggiorare la situazione e che dovevo, diciamo, riscoprire un lato migliore di me stesso. Per me e per le persone a me care, soprattutto. Però prima di passare dalla alimentazione, dovevo mettere un po' in ordine la mia vita. E cosa potevo fare per ridurre il livello di stress e trasformarlo in positività? Beh, innanzitutto ho cominciato a pensare a cosa stessi facendo di sbagliato. E poi ho pensato in che modo io potessi migliorare la mia salute. Ho così trovato le mie risposte e voi dovreste farlo anche con i vostri problemi. Ogni situazione è differente e ognuno di noi reagirà in modo altrettanto differente, pur nelle stesse circostanze. Un punto chiave secondo me è quello di essere circondato da persone eccellenti. Possono essere amici, moglie, famiglia, chiunque. Circondatevi da persone di cui vi fidate e che siano di valore per voi, che siano veramente importanti. In seguito, cambiare l'attitudine verso la vita. Abbiamo una sola vita e va goduta e non stressata, ragazzi. Senza caricarci di troppi pensieri, ma cercare di pensare con più saggezza. Non so, per fare un esempio, se avete un prestito, non fatene un altro, caricando le vostre finanze e anche la sensazione di non farcela mai a fine mese. Usiamo la pazienza in tutto. E per quanto riguarda la salute e l'alimentazione, cosa fare? Il cibo è la chiave e motivo per il quale io sono qui con voi quest'oggi.
Il cibo può sempre portare un impatto positivo alla nostra vita e al nostro benessere. Non è, come molti vi diranno, una cura a tutto, assolutamente no, ma può aiutare veramente tanto. Non esiste una formula magica, ma una serie di azioni che, una dopo l'altra, se ripetute e mantenute nel tempo, portano sicuramente a tantissimi benefici. Il cibo è un'arma veramente potente, ma non lo teniamo molto spesso in considerazione, per cui qui voglio lasciarvi alcune linee guida generali per fronteggiare in maniera migliore la vostra situazione di stress. Come dicevo prima però, non si parla di depressione ed in ogni caso qui vi sto dando solo consigli generici, ma non posso mai sostituire con un semplice video come questo un consulto fatto di persona, per cui tenete queste linee guida, ma se siete di fronte a stress prendete un appuntamento col vostro medico di base o col nutrizionista per una visita un po' più approfondita. Regole generali per aiutarci con il nostro stress possono essere ad esempio: numero 1, preferire sempre frutta e verdura cruda, per mantenere alte le quantità di vitamine ed antiossidanti ed al massimo della loro disponibilità. Questo aiuta tantissimo perché il nostro organismo contrasta i processi ossidativi e dei radicali liberi connessi allo stress e dall'ormone che è connesso allo stress, che è il cortisolo. Numero 2. Favorire l'uso dei cereali integrali. A causa dello stress troviamo spesso ad affrontarci delle situazioni di costipazione o di diarrea, oppure una decadenza dell'efficienza del nostro sistema immunitario. Il contenuto di fibra che viene dai cereali integrali aiuta a minimizzare questi processi. La stessa cosa avviene anche per le fibre contenute nella frutta e nella verdura, che è il punto che ho citato prima. Inoltre, i cereali integrali contengono anche vitamine del gruppo B, che sono notoriamente molto importanti e che sono quelle che aiutano a mantenere gli stati energetici più elevati. Numero 3. Ridurre al minimo i cibi confezionati. Questi sono sempre ricchissimi di sale, di zucchero, di eccessive dosi di grassi che impattano i nostri livelli di salute in senso generico e che sicuramente non aiutano il nostro organismo a mantenersi in salute e per cui causano dei problemi a lungo termine, come l'aumento ad esempio dell'incidenza delle malattie cardiovascolari, e possono anche inficiare la pompa sodio-potassio ed alzano anche i livelli di insulina. Sono tutti processi che tendono a dare fastidio alla omeostasi, per cui ad incrementare i processi di stress. Numero 4. Limitare il consumo di saccarosio. Per collegarmi al punto precedente, il saccarosio in eccesso, come gli zuccheri aggiunti in eccesso, che provengono da, ad esempio, bevande gassate o alimenti confezionati, o quello che aggiungiamo noi alle nostre preparazioni, dovrebbero essere limitati al minimo possibile. Per quelli aggiunti, optare ad alternative con impatto minore sulla nostra glicemia. Sarebbe ideale, ad esempio, la stevia o lo xilitolio. Per i dolcificanti alternativi vi rimando al video fatto tempo fa sulle migliori alternative al saccarosio. Lo trovate qua. Numero 5. Idratarci per bene. L'idratazione è una parte fondamentale della nostra alimentazione che non viene mai presa con serietà e che viene costantemente trascurata. Tè non zuccherato, succhi di verdure, acqua. Cerchiamo di arrivare almeno a 2 litri al giorno dove possibile, incrementando questa quantità dove ci sia ad esempio una sudorazione da tifoso del Crotone, quali sono io, giusto per dire, quando mi innervosisco perché perdiamo sempre con tutti. O nel caso ci si trovi in estate o si faccia attività fisica. Tenere idratate le nostre cellule, i nostri organi e mantenendo livelli stabili di acqua, in generale avremo una situazione di benessere maggiore. Bevi molta acqua, 2 litri al giorno sarebbe l'ideale. Io sono fortunato, non fumo e al massimo mi faccio una birretta a settimana, di quelle buone. D'altronde vivo in Irlanda, non vorrete mica che io beva l'acquaragia, no? Numero 6. Limitare il consumo di alcol e di fumo. I processi ossidativi legati all'eccessivo consumo di alcolici e di al fumo tende a liberare dei radicali liberi che consumano più facilmente e più velocemente gli antiossidanti che introduciamo attraverso la nostra dieta. Più mettiamo il nostro organismo sotto torchio e più la nostra sensazione di stress tenderà ad essere evidente. Numero 7. Fare l'attività fisica costante. Anche leggera, come una semplice lunga passeggiata, magari con il vostro amico a quattro zampe, come il fetente che vedete qui di fianco, il mio piccolo Kraffen. Scaricherete la tensione, libererete la vostra mente, concentrandovi magari su quello che vedete in giro, la bella giornata, un fiore, il sole. Staccate la vostra testa dai problemi, a volte è molto più potente di quanto si possa pensare, vi aiuta a distrarvi dalle fonti del vostro stress, anche per poco tempo, ma vi dà una finestra liberatoria in cui il vostro corpo trova tempo di recuperare. Numero 8. Non esiste il cibo cattivo, esistono solo le cattive abitudini. Godersi un hamburger al fast food una volta a settimana non fa male a nessuno. Farlo tutti i giorni invece fa molto male. Godetevi la vita perché se vi private di tutto, anche del cibo, che secondo me è una fonte di soddisfazione,
almeno per me, aggiungerete solo altro stress alla vostra già evidente condizione. Magari entrerete in una forma mentis in cui pensate: guarda, già sono stressato e non mi posso neanche mangiare quello che voglio. Sai cosa? Ma quel Pasquale, quel nutrition e lifestyle coach, se ne va da quel paese. Questa cosa non mi piace, anche perché quel paese non mi piace, per intenderti. Credo neanche a voi, no? Cercate solo di trovare un giusto equilibrio. Quindi, in conclusione, il mio consiglio è di non essere troppo cattivi con voi stessi. Lo stato di stress continuo non fa che farvi sempre sentire giù di morale e dovete trovare una soluzione. Con i consigli che vi ho dato, sicuramente non eliminerete tutto lo stress che vi portate dietro, che avete addosso, ma potrete sicuramente limitarne i suoi effetti negativi su di voi. Agite sia sul problema, cercando di trovare una soluzione a quello che vi causa stress, ma anche su tutto quello che vi sta in mezzo, come la vostra alimentazione, per limitarne gli effetti negativi. Vedrete che ne uscirete prima di quanto non crediate. E soprattutto, cercate sempre l'aiuto dei vostri cari e consultate sempre il vostro medico di base per un aiuto ed anche il vostro nutrizionista per un piano alimentare che possa coadiuvare la vostra necessità di risolvere il vostro problema di stress. Come al solito, se ci sono argomenti che vogliate che io tratti sul canale, fatemi sapere. Lasciatemi per favore un commento qui sotto e risponderò a tutti. Potete anche inviarmi una email al mio indirizzo info@healthmefood.com. anche per sapere i servizi che offro. Vi ricordo che tutti potete seguire anche solo il mio audio podcast su iTunes, Spreaker e Spotify. Digitate Pasquale Riganello del campo di ricerca e vi apparirò. Vi ricordo anche, come al solito, che sono su tutti i social networks come Facebook, Instagram e Twitter, e che in caso vogliate una consulenza in campo nutrizionale, oltre a ricevere i miei clienti qui in Irlanda di persona, seguo anche molti clienti in Italia via Skype. Potete trovare tutto sul mio sito internet www.healthmefood.com. Anche per oggi vi lascio andare, spero che i miei consigli siano stati di aiuto per voi tutti e mi è rimasta solo la cosa più importante da dirvi, che è eat well, live well and smile. E ci vediamo la prossima volta. Ciao!